Buongiorno e ben ritrovati all'interno della Pinacoteca Tosio Martinengo per una nuova storia. L'opera di oggi si intitola Ganimede con l'Aquila di Giove e venne realizzata dallo scultore Bertel Thorvaldsen tra il 1814 e il 1815. Ganimede. Ganimede era un fanciullo di straordinaria bellezza. Era il più bello di tutta la Grecia. Aveva dei meravigliosi riccioli biondi e una pelle liscia, così liscia che non si vedeva né barba né pelo. Era figlio di un re, ma nonostante questo si dava un gran da fare per aiutare la sua famiglia e tutti i giorni portava al pascolo le mandrie di suo padre. Diciamo che la sua vita trascorreva tranquilla e serena tra i prati, i monti che stavano attorno alla città di Troia, dove egli era nato. Nonostante non si mettesse in mostra, non si dava delle arie, nemmeno si vantasse troppo, era talmente attraente che tutti si innamoravano di lui, tanto che la notizia della sua bellezza giunse sin sulla cima dell'Olimpo, la montagna dove vivevano tutte le divinità, e persino Zeus, il capo di tutti gli dèi, si innamorò di lui, tanto che desiderò ardentemente averlo tutto per sé. Così un giorno, mentre Ganimede si trovava al pascolo nei prati, Zeus, che sapete aveva poteri straordinari, si trasformò in un'aquila e scese in picchiata, si avventò su Ganimede e lo rapì per portarlo sull'Olimpo. Qui ne fece il suo coppiere personale. Sapete, da quel giorno il compito di Ganimede fu assai prestigioso. Egli doveva versare nelle coppe degli dèi il nettare, cioè la bevanda preferita dagli dèi, e l'ambrosia, che era invece il cibo di cui loro erano ghiotti. Dopo un po' di tempo, siccome il padre di Ganimede si disperava e piangeva tutti i giorni, Zeus decise di inviare Hermes, il messaggero degli dèi, quello con le ali ai piedi, che portò in dono al padre due splendidi cavalli divini, un tralcio di vite d'oro e ovviamente lo rassicurò che il suo figlioletto lassù sull'Olimpo stava benissimo, anzi era trattato con ogni cura e aveva persino ottenuto l'immortalità come tutti gli dèi. Persino gli astronomi antichi collocarono Ganimede tra le stelle e gli venne associato alla costellazione dell'Acquario, che in cielo si trova vicino a quella dell'Aquila, la stessa Aquila che lo aveva rapito.